In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo. Dal 15 al 21 aprile sarà Serra Sant'Abbondio il comune interessato dal progetto 50x50 di Pesaro 2024, che rivedrà capitale italiana della cultura per una settimana, all'insegna della storia, della natura, degli eventi e del buon cibo. Noi abbiamo una serie di eventi di circa uno o due al giorno, culturali ovviamente. Il clou sarà nei weekend, ovviamente sabato e domenica. E per citare i due eventi, diciamo, più importanti, forse più con più pubblico, saranno il concerto con lingua anche in LIS, quindi un concerto d'opera a Fontavellana. E il sabato sera, quindi abbiamo all'esposizione un posto che ha una storia millenaria, fondato nel 1982, quindi una sala bellissima dove poter ascoltare i cantanti d'opera della soap opera Dream e soprattutto vederla anche tradotta in lingua di segni, perché la sostenibilità è una delle nostre parole d'ordine, ma anche l'inclusività. Quindi abbiamo voluto fare una settimana della cultura dedicata a tutti, le diversità che abbiamo a livello fisico e anche a livello, diciamo, culturale. Quindi un altro importante evento sarà domenica, poi si partirà alle 9:30 la frazione Petrara, una camminata verso i pascoli dove per secoli hanno pascolato, diciamo, gli ovini, quindi capre e pecore, e attualmente invece ci pascolano fra un mese i bovini, quindi la razza marchigiana. Prima di loro noi andremo e assisteremo a questo concerto dell'Orchestra Olimpia, appunto all'aperto, sperando nel tempo clemente, e quindi questo è anche un modo per simboleggiare la nostra natura verdeggiante, che è una natura selvaggia, perché è stata mantenuta in questo modo dai nostri nonni, i nostri bisnonni, che l'hanno coltivata e amministrata per lasciare questa bellezza a noi. E noi abbiamo il compito di ritrasmettere questa bellezza alle generazioni future. Quindi sostenibilità, parola d'ordine, inclusività, cultura ovviamente, e anche enogastronomia. Abbiamo lanciato le pencianelle d'eco, che è un primo piatto tipico della nostra comunità, che è fatta con due farine, una integrale e una bianca. Sono dei maltagliati molto più grandi, per capirci, romboidali, con sugo di fagiolo e salsiccia. Un piatto della tradizione povera, che pian piano è stato migliorato, perché per esempio nasce senza uova e adesso è invece una pasta all'uovo, e poi adesso è diventato un piatto ricco che i turisti possono degustare nei nostri ristoranti e comprare anche nelle nostre attività. Fontavellana inizia
la settimana di Serra Sant'Abbondio, e ci fa molto piacere perché è proprio la Fontavellana, Serra Sant'Abbondio, che abbiamo fatto partire questo giro di condivisione con tutti i comuni della provincia, costruito zona per zona con gli amministratori, con gli artisti, con gli operatori culturali e turistici, con un programma che per una settimana tiene insieme dalle rievocazioni storiche al trekking, alla musica antica, alla musica classica, contemporaneo, fino alla fotografia e anche tutti gli elementi che costituiscono il racconto del territorio, l'ecomuseo dell'Appennino, insomma una comunità che si è preparata a raccontarsi al meglio, senza dimenticare ovviamente gli aspetti legati al cosa c'è dopo, legati all'enogastronomia, alla promozione del territorio e anche i punti come le osterie e i bar come punto di racconto di un'esperienza che dura un anno. Quindi un racconto lungo, articolato, che permette diversi livelli di esperienza, che chiaramente ha poi nel weekend un po' il suo culmine partecipativo, ma che vive dai primi giorni anche il coinvolgimento delle scuole e di tutte le realtà vive che, come anche nella tradizione Serra Sant'Abbondio, partecipano sempre in maniera molto attiva a tutto quello che riguarda la comunità. Quindi siamo grati di questo programma e ci apprestiamo a viverlo con rinnovato entusiasmo. In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo.